Quando tornavo da bambino in Friuli sentivo un collegamento col territorio, con le persone, con la sensibilità italiana. Ritornando qui ho cercato di recuperare questa continuità. Allora per me il vino diventa più che un prodotto che si beve, ma diventa parte della storia della nostra famiglia. Gio Bastianich, produttore di vino, ristoratore. Ciao Andrea. Buongiorno. I miei genitori hanno aperto il primo ristorante in Queens, New York, pochi anni dopo io sono nato, nel 70. Io ero figlio di una famiglia di immigranti. Il cibo è stato sempre la base della famiglia. Le due domande più importanti: quando si mangia e cosa si mangia oggi. E il mio passione anche per cibo e vino è iniziato nei ristoranti con mia madre, che ha iniziato un po' lavorando in sala. Qui di solito c'è Chardonnay, Sauvignon, Picolit. Essendo il primo figlio nella nostra famiglia di andare all'università, allora sono andato in borsa a New York e ho lavorato per un anno e mezzo nel scambio di azioni. Per me è stata un'esperienza molto valida e interessante, ma mi ha lasciato un po' vuoto. A un certo punto ho lasciato quel lavoro, avevo 22 anni, mi sono trasferito in Italia, ho comprato un maggialone per 4 milioni di lire vecchie e con quello ho iniziato a girare tutta l'Italia. Ero nelle Langhe, in Alba, quando ho capito a livello personale che il vino era la cosa che dovevo seguire in vita mia. Sapevo che quella era la cosa che veramente mi dava soddisfazione, mi dava l'indicazione nella vita di dove andare. Nel 97 ho acquistato la prima azienda piccola in Friuli, dove mi sono messo a produrre vino. Allora, il grande giudice di MasterChef, e ovviamente wow. MasterChef sta proseguendo, continuando, ma non diciamo niente di più, Joe, per ora. Manteniamo un santo segreto. Sì, siamo qui a Milano e MasterChef arriva prestissimo. Seconda edizione confermata. Seconda edizione confermata. A me piace ricordare, Joe, la tua mamma, perché ho avuto l'onore di conoscerla. E Lidia Bastianich ci ha portato davvero il buon sapore italiano negli Stati Uniti. Tu però hai saputo raccogliere il testimone. Insomma, poi i figli diventano, non dico più bravi dei genitori, ma diventano più bravi quando sanno continuare e non disperdere la ricchezza che i genitori hanno messo in piedi. Assolutamente, e la mia storia è un po' quello, il sviluppo della cultura di cibo italiano, di ristorazione negli anni 70, 80, 90. Il libro Restaurant Man un po' si racconta questa vita che ho vissuto nei ristoranti con vini italiani, col cibo italiano, con mia madre, eccetera, eccetera. Ecco, Joe, Restaurant Man noi l'abbiamo qui proprio sul tavolo. Per pranzo mia madre mi cucinava vero cibo italiano, lo stesso che sua mamma le preparava quando lei era bambina. Il vino in particolare è il vino made in Italy. Quanta strada ha fatto per passare dal fiasco sul tavolo all'università, alla laurea e essere stimato oggi un prodotto di assoluta primissima qualità? Beh, il vino italiano ha conquistato il mondo praticamente, perché dove vai il vino che bevono la gente è sempre il vino italiano, dal Prosecco, dai vini bianchi di Friuli al grande Brunello, Barolo, vino italiano fa parte di ogni tavola nel mondo. E io penso che il fatto del cibo italiano e la cultura della tavola italiana è così forte, così importante nel tutto il mondo, che il cibo aiuta il vino e il vino aiuta il cibo. Tutti vogliono vivere in una maniera molto italiana e cibo e vino fanno parte di questo desiderio, fondamentalmente parte di questo desiderio. Allora, con questa forma di grana padano che noi abbiamo, questa mezza forma che abbiamo qui aperta sul tavolo del nostro studio, come ogni vi siamo, ce lo stiamo guardando nel tentativo di allungare la mano. Che fame che abbiamo qui in Milano. È vero, siamo Mi stati dispiace più... per voi, noi con questo profumo siamo vi penseremo. Un po' più fortunate, Joe. Quale vino potrebbe essere giusto abbinare, non dico alle 9 del mattino, ma dovendo fare un buon aperitivo oggi con grana padano, che vino potremmo bere? Beh, dei miei vini sicuramente il vino principale dell'azienda friulana è Vespa Bianco, che è un uvaggio bianco di Friuli Venezia Giulia, vino di struttura, vino di territorio, abbinato col grana padano perfettamente.
se no un lambrusco, un po' frizzante anche, completamente un abbinamento perfetto. Ma comunque col grana o col parmigiano ci sono tantissimi vini che si abbinano perfettamente con quei tipi di formaggi. Per un giudice come te, Masterchef USA, Masterchef Italia, il suggerimento a chi, al di là del piacere di diventare chef, guarda c'è Moni B che si tira indietro, non dirgli nulla di me, ma il suggerimento, Joe, per i ragazzi che vogliano iniziare a intraprendere una carriera nel mondo del vino, i ragazzi italiani, perché tu hai detto nella tua scheda, io sono stato il primo della mia famiglia ad andare all'università, ma a volte si crede che per andare troppo all'università si vada perdendo il contatto con la terra. Si possono fare entrambe le cose, va da sé, ma cosa consiglia ai ragazzi italiani che hanno tante vigne intorno a casa e magari non se ne sono accorti? Ma io sempre dico, se vuoi seguire una vita nel vino, devi assaggiare vino ogni giorno, assaggiare vino con persone che hanno conoscenze, che hanno informazione, che hanno maggiore esperienza. Allora trovate le persone che assaggiano vini, stai con loro, assaggia i vini, almeno 2 o 3 vini devi assaggiare ogni giorno e il vino deve entrare e fare parte della tua vita. Al tavolo, ai degustazioni, parlando sempre con gente, leggendo libri del vino. Il vino può essere una cosa, come è stato per me, una cosa principale nella vita, ti porta nella strada giusta sempre. Ecco, Joe, il Made in Italy negli Stati Uniti, e dico Stati Uniti perché tu hai insomma ristoranti davvero ovunque, e come è visto oggi? Quanto è richiesto? Quanto è amato e studiato da parte di coloro che non sono italiani? Beh, il consumatore americano è un studente, gli americani sono precisi e quando si mettono a valutare una cultura come l'olio extravergine, formaggio, prosciutto di Parma, prosciutto San Daniele, i vini, veramente si impegnano a capire esattamente dei prodotti serviti in una maniera giusta. Allora, noi abbiamo la fortuna a New York e Los Angeles di avere un ristorazione a un livello altissimo, sì, che proponono i prodotti in una maniera giusta, così che i clienti nostri che vengono in Italia durante l'estate, magari vanno in Amalfi, Sicilia, certo, tornano a New York e cercano quei prodotti, la marsala, il pecorino di Fossa, l'aceto balsamico di Modena, eccetera, eccetera, perché gli americani sono studenti e quando hanno questi sapori qui in Italia ritornano a casa e le ricercano. E noi, come gruppo ristorante, cerchiamo di proponere prodotti di qualità in una maniera molto seria. In una maniera molto seria. Moni nel frattempo stava aggiungendo proprio l'aceto balsamico di Modena, visto, su questa insalatina di fragole e Pachino. Allora, un grande giudice e anche prima di tutto un grande giudice di se stesso. Qua gira notizia che domenica 10 giugno tu sarai a Pescara nella seconda edizione dell'Ironman. Ironman, sì, vado giù sto pomeriggio, sì, a Pescara, la seconda edizione di Ironman, è un metà Ironman, diciamo half Ironman. Yes. Ho appena finito fare il campionato del mondo a Kona, Hawaii, l'anno scorso di Ironman. Molto piacere, una grandissima gara, Pescara è un bellissimo posto e Ironman è un'organizzazione molto, 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 che fanno le cose molto bene. Nuoto, bici e corsa, quindi insomma il tuo essere così rigoroso nasce anche dal fatto che non dai nulla, non concedi nulla al caso, insomma ti prepari anche fisicamente. Mi preparo, mi piace. Che ragazzo. Beh, nuotare un po' meno, ma da corsa e bici amo andare a correre ogni giorno. La bici è una cosa che mi è venuta più tardi. Amo la bici e nuoto, beh, ci provo. Vabbè, insomma, senti, Joe, non puoi fare tutto perfettamente bene. Insomma, lasciati almeno qualcosa di umano in cui dici, ma non sono così bravo, dai. Beh, non sono così bravo a nuotare. Bene, è troppo simpatico, Bastiano. No, perché è bella quella tua faccia così assolutamente seria, che corrisponde poi anche alla persona e che corrisponde al tremore di tutti i, come dire, i concorrenti che ti si parano davanti. Però poi tu sei un giudice burbero, ma alla fine, insomma, dai il consiglio giusto. No, dai, ci divertiamo. Ma alla fine i concorrenti, sai, diventano un po' gli allievi nostri. Allora sono come bambini.
li cerchi di mettere sulla strada giusta, di dire di fare questo, l'altro, e quando non fanno le cose bene o quando sbagliano ti arrabbi, no? È normale perché abbiamo un investimento molto, molto intenso con questi concorrenti, stiamo insieme per 2 o 3 mesi finché non troviamo il prossimo MasterChef. È un impegno non indifferente. Certo, e non è uno scherzo. Gio, chi è stato nella tua vita o continua ad essere il giudice di Gio Bastianich? Un po' sei tu stesso, insomma, voglio dire, perché ti conosciamo, ma chi è il tuo miglior giudice? Beh, devo dire mia madre che mi giudica in continuazione, mi ha chiamato stamattina, mi ha detto perché non ti fai la barba, perché non ti metti una giacca, sai, questo, stai andando con la Paola, stai bravo, comportati bene, sai, quello è il mio maggior giudice, la sì. mamma Lidia. Mamma Lidia, beh, ottimo giudice, ha fatto un ottimo lavoro con te. Allora, Gio Bastianich, restaurant man, maestro di vino, di grande made in Italy, di ottima tavola, nonché Iron Man, grande campione, se non esattamente nel nuoto, in bici e corsa, nonché giudice per il prossimo MasterChef, sul quale non diciamo ancora nulla. Bocche cucite. Gio, ti aspettiamo e grazie. Grazie Paola. Davvero. Buona giornata, arrivederci.